Amici sportivi di Sestarete, siamo in diretta dalla piscina Francesco Scuderi di Via Zorria. Oggi è una giornata importante, la vasca qui è di fianco, starà per scendere appunto in vasca in acqua l'Orizzonte Catania, che sarà opposto oggi alla SIS Roma, capolista della Serie A1 femminile. Con noi c'è Marco Puglisi, il capo dell'ufficio marketing dell'Orizzonte Catania. Oggi è una partita importante per tantissimi aspetti. Assolutamente sì, vogliamo fare bene, vogliamo cercare di arrivare al vertice, quindi oggi è una buona occasione per poter essere lì dove vogliamo, nel più breve tempo possibile ovviamente. Si viene da un pareggio combattuto contro la Waterpolo Messina, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Oggi è un'occasione per il riscatto, e poi c'è anche l'emozione di Martina Miceli contro il suo maestro. Certo, non solo di Martina, anche di Tania e di tutta la famiglia Orizzonte, perché comunque lui ha dato tanto a questo club e quindi siamo tutti molto riconoscenti, Martina in primis e anche Tania, appunto, come ho appena detto. Sì, veniamo da un pareggio che sinceramente, come ha detto il nostro coach anche settimana scorsa, ci sta un po' stretto, però prendiamo quello che è di buono. C'è una partita in trasferta, una squadra che lotterà fino alla fine anche lei per le prime posizioni, e noi cresciamo, questa è la cosa più importante, crescere piano piano. Perfetto, grazie a Marco, che adesso restituiamo agli impegni con l'Orizzonte. Noi diamo adesso la linea agli spot pubblicitari, tra un momento saremo nuovamente in diretta qui dalla piscina Scuderi di Via Zorria qui a Catania per raccontarvi Orizzonte SIS Roma. Puoi cambiare vita, puoi cambiare look, o semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua a 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Sappiamo che il progresso è un processo inarrestabile. Sappiamo che il nostro lavoro non è sognare, ma realizzare i nostri sogni. La motivazione che ci guida è l'innovazione. Per questo non ci arrendiamo mai e ricominciamo sempre. La nostra è una sfida continua allo status quo, alla ricerca del nuovo. Ma non basta pensare in modo innovativo. Dobbiamo anche agire in modo innovativo. Non siamo soli, non siamo solo tu e io, ma anche lui, lei, loro. Tutti insieme vogliamo costruire oggi un domani migliore. Senza esitazioni, senza paure, senza compromessi. Unisciti a noi. Siamo la Ioniq Generation, driven by emotion. Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. L'Orizzonte ospita la SIS Roma. È una partita veramente molto molto importante, lo dice la classifica, ma lo dicono tanti temi nascosti nella trama di questa gara. Martina Miceli, l'allenatrice dell'Orizzonte Catania, affronta Pierluigi Formiconi, che è allenatore della SIS Roma, nonché suo maestro, maestro suo come di Tania Di Mario. Con lui hanno vinto, tra le altre cose, la importante, memorabile medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Adesso è il momento dei saluti a bordo vasca fra le due formazioni, che tra poco scenderanno in vasca. Tre vittorie per la SIS Roma fino adesso nella Serie A1 femminile,
un percorso netto che è cominciato con la affermazione su Roma in casa, poi la vittoria contro Cosenza e quella contro Rapallo. Il cammino invece dell'Orizzonte Catania si è, per come dire, rallentato invece nell'ultima giornata, quando le catanesi hanno affrontato il derby con la Waterpolo Messina a Messina. È stato un 10-10 ricco di emozioni, ma che ha lasciato un po' l'amaro in bocca, soprattutto in casa Orizzonte. Prima ancora le Etne avevano regolato 16-9 il Rapallo all'esordio, poi erano andate a vincere 17-7 a Bologna nella seconda giornata, e quindi appunto il derby. Questa partita sarà importante adesso per vedere l'evoluzione della classifica, soprattutto nelle prime posizioni. Ricordiamo velocemente che comanda Roma appunto con 9 punti, poi in seconda posizione Bogliasco, Messina e Orizzonte Catania a quota 7, in terza piazza la Plebiscito Padova a quota 6, quarta la Milano, quarta Milano a 4 punti, poi Cosenza a 3 punti, e poi chiudono il quadro della classifica della Serie A1 di pallanuoto femminile Rapallo, Bologna e Pescara a quota 0, ferme ancora a 0. Vediamo il momento adesso di raccoglimento, l'Orizzonte, il suo urlo di battaglia, pronta a scendere in vasca. Salutato tra l'altro dalla folla che man mano si sta radunando sui gradoni della Scuderi di Via Azzurria, dall'altra parte la SIS Roma, concentrazione anche per le capitoline, che hanno una storia anche di club abbastanza più recente, ma che non gli ha impedito fino adesso di stupire in questo avvio di campionato. È un esame per tutte e due le formazioni, dicevamo, l'Orizzonte tarerà un po' le sue ambizioni in ottica della rincorsa playoff, Roma testerà chiaramente la sua tenuta al cospetto di una delle big di questo campionato. Già Bordovasca pronto il set della SIS Roma, che sta per scendere in acqua. Dall'altra parte alla spicciolata l'Orizzonte Catania è pronto, intanto il tuffo della SIS Roma che va a disporsi in campo, anzi in vasca. E adesso è il momento dell'ingresso dell'Orizzonte Catania. Attesissima in questa gara, uno dei temi, diciamo, di questa gara è il confronto tra la cannoniera della SIS Roma, Domitilla Picozzi, e chiaramente Monica Eggens, capocannoniere non solo dell'Orizzonte Catania ma di tutto il campionato di Serie A1 femminile, con ben 13 realizzazioni. Quindi questa è una sfida nella sfida, una delle chiavi di lettura che può essere data oggi. Le squadre si dispongono per cominciare la gara. Vediamo la palla sistemata al centro da Sofia Lombardo, che poi torna e raggiunge sulla linea di porta le sue compagne. Aspettiamo solamente il via dell'arbitro. Attimi di tensione, chiaramente pre-gara, per disputarsi la prima palla, e adesso il via a questo big match della quarta giornata di Serie A1 femminile di pallanuoto. Il primo possesso è delle ospiti, la SIS Roma, che adesso avanza con Giulia Fabbri, che temporeggia, cerca uno spiraglio, cerca di servire lateralmente a destra la numero 7 Domitilla Picozzi, pericolosissima la Picozzi, che ha già smistato, palla ancora alla Picozzi, e adesso è la capitana di Roma Francesca Giovannangeli, ma viene fischiato un fallo, ci sono diversi contrasti in vasca. Adesso possesso per Catania, che attacca con Arianna Garibotti sulla destra, si porta a ridosso della porta di Roma, lascia, esplode un tiro che si stampa sul palo alla sinistra di Lisa Riccardi, portiere di SIS Roma. Adesso il contrattacco delle capitoline portato da Giulia Fabbri, la palla in mezzo e la
realizzazione di Roma con Domitilla Picozzi, neanche a dirlo, l'avevamo preannunciato. Un'azione un po' beffarda perché l'Orizzonte Catania aveva sfiorato il vantaggio pochi istanti fa e adesso 1-0 per le giallorosse oggi in calottina nera. Ancora una volta l'Orizzonte che si appresta a portare il suo attacco con la palla in possesso della Lombardo. Adesso il tiro di Tania Di Mario, il capitano dell'Orizzonte Catania, che è schizzato sul palo difeso da Lisa Riccardi. Altro fallo. Ancora la Di Mario in possesso. Prova a vedere degli spiragli. La palla è per Arianna Garibotti, che adesso cerca di aprire il gioco sulla Lombardo. La palla in mezzo, ma è preda delle giocatrici di Roma che difendono bene. Adesso Lisa Riccardi porta avanti palla e serve Rovirosa, che ha spazio, può tranquillamente gestire questo pallone che adesso arriva tra le mani di Gloria Giachi. Giulia Fabbri, fase abbastanza in surplus, ecco, della gara in questi primissimi minuti. La palla ancora nelle mani dell'assist Roma, ci prova Anna Gual Rovirosa, però sicuro l'intervento di Vladana Jovetic. L'Orizzonte a questo punto sul capovolgimento di fronte. Arianna Garibotti mette in mezzo il pallone, prima alla Eggens, ancora alla Eggens. Mantiene il possesso l'Orizzonte adesso con Tania Di Mario. Si prova un palleggio a ridosso dell'area della SIS Roma, che però non produce grandi risultati. Adesso le capitoline possono ripartire, lo fanno ancora una volta con la Rovirosa, che è un vero e proprio motore nei primi minuti di questo incontro. Ancora lei in possesso sulla destra, il palleggio non precisissimo con Giulia Fabbri, che però recupera palla senza difficoltà. Adesso la palla tra le mani di Gloria Giachi. C'è un fallo e la palla passa adesso all'Orizzonte, che può approfittarne, che affonda sulla fascia di destra con Arianna Garibotti. Ancora lei, la palla per Monica Eggens, attesissimo, che prova il tiro, la conclusione e la rete di Monica Eggens. Correggo, è stata fermata all'arbitro, ma c'è un contrattacco di Roma con Domitilla Picozzi. Quindi siamo sul 2-0, doppietta della numero 7 Domitilla Picozzi, cannoniere della SIS Roma. Fase ancora un po' incerte per quanto riguarda l'Orizzonte Catania, che si affida e riparte sempre a Tania Di Mario. La palla adesso alla Garibotti, sono loro gli elementi di esperienza. Le catanesi chiamano un fallo sulla Eggens, che adesso è comunque in possesso di palla. Tania Di Mario ha spazio per ragionare, allarga sulla Lombardo, che però ha tutto lo specchio della porta chiuso e non può fare altro che tornare indietro. Ma il possesso adesso va a Roma, che riparte da Lisa Riccardi. Ancora la Rovirosa sulla destra, non ha nessuna compagna particolarmente vicino, allora prova un passaggio verso Gloria Giachi, ma c'è un contrasto con la Lombardo. La palla a Roma, avanza adesso la numero 9 Giulia Fabbri. Adesso la SIS Roma è in vantaggio anche numerico, ma arriva anche la rete di Anna Gual Rovirosa. Quattro minuti e 14 intanto. È la Di Mario che prova a scuotere le sue compagne, porta palla, ancora lei, cerca lo spiraglio e lo trova sempre sulla destra, dove stavolta c'è Isabella Riccioli. E poi il passaggio in mezzo e la rete di Valeria Palmieri,
che accorcia le distanze e scuote l'orizzonte Catania da questo sorta di torpore iniziale. 1-3 in questo momento il risultato. Tra le romane entra in vasca Ekaterina Tankeva. Si riparte con il possesso, chiaramente per la SIS Roma, che manovra con Giulia Fabbri, pressata da Valeria Palmieri. Palla complicata che era destinata e destinata alla numero 5 Francesca Giovannangeli, che è anche il capitano della SIS Roma, che allarga dall'altra parte, cambia completamente gioco. C'è la Rovirosa, adesso la Picozzi, ancora la Rovirosa. Il possesso adesso per un fallo in attacco che passa all'orizzonte Catania, che adesso può distendersi verso la porta delle romane. Il contrattacco è portato da Arianna Garibotti. Orizzonte che gioca spesso sulla destra. Monica Eggens, azione tipica dell'orizzonte. Passaggio di Arianna Garibotti dalla destra per Monica Eggens, che realizza la sua 14ª rete stagionale, la numero 4 dell'orizzonte Catania. 2-3 in questo momento per la SIS Roma, che è partita veramente forte ma che rischia adesso di subire il ritorno dell'orizzonte. Le romane in questo momento con Fabbri e poi con Gloria Giachi. La Giachi ostacolata da Isabella Riccioli mantiene il possesso e prova ad allargare sulla Rovirosa. C'è un'espulsione, vediamo. Espulsa in questo momento Tania Di Mario. SIS Roma in vantaggio numerico, prova a manovrare il ridosso dell'area dell'orizzonte in questo momento. E la Rovirosa. E poi la conclusione di Domitilla Picozzi. Ancora lei, ancora Domitilla Picozzi. 2-4 in questo momento per la SIS Roma, per la capolista. Rientra la Di Mario, rientrata già, e porta avanti l'azione dell'orizzonte Catania. Prova ad allargare sulla sinistra, adesso la palla in mano alla Eggens, ancora la Di Mario. Di Mario allarga per la Riccioli, che ha provato a servire la Palmieri a centro area. Ma la giocatrice della nazionale italiana è stata fermata. Adesso vediamo cosa succede in vasca. Possesso che resta saldamente in mano all'orizzonte. Tania Di Mario al centro. E lei il demiurgo di ogni azione dell'orizzonte Catania. Ancora la Palmieri, la Riccioli. Il tiro della Riccioli neutralizzato da Lisa Riccardi, mentre la SIS Roma ha momentaneamente scontato un'espulsione, ma è già al contrattacco nella parte di vasca dell'orizzonte e manovra sulla destra. Ancora la Rovirosa, poi la numero 11 Gloria Giachi, che ha provato a servire in mezzo l'attacco di Ekaterina Tankeva, neutralizzato prontamente alla difesa dell'orizzonte. Sulla destra è ancora Arianna Garibotti. È lei che fa salire la squadra e vede Monica Eggens, pericolosissima già centrovasca. Il tiro di Monica Eggens, un vero e proprio missile che si è stampato ancora sul palo alla destra di Lisa Riccardi. Non particolarmente fortunata in questo frangente di gara Monica Eggens. Adesso la palla in profondità per la SIS Roma. Sulla sinistra è la Giovannangeli, che tiene possesso, sorvegliata dalla Eggens. Si torna indietro verso la Giachi. E adesso la Rovirosa. Manovra la SIS Roma con la Picozzi che serve Giulia Fabbri, che sbaglia il controllo ma riesce comunque a servire le sue compagne. Ora un tiro in pallonetto, in semipallonetto per la Giovannangeli, che viene neutralizzato tranquillamente da Vladana Jovetic. C'è un time out adesso in questo momento chiamato da Roma. Formigoni ne approfitta per catechizzare le sue, che rischiano
di come dire, vanificare il vantaggio acquisito in questa prima parte di gara. Ne approfitta anche Martina Miceli, la vediamo a colloquio con tutta la squadra. Orizzonte, partita oggettivamente un po' meno forte della SIS Roma. 4-2 il punteggio in questo momento in favore delle romane qui alla Scuderi di Via Zurria. 50 secondi alla fine del primo tempo, del primo quarto. Orizzonte è già pronto, anche la SIS Roma è pronta a tornare alla battaglia e si aspetta che l'arbitro restituisca la palla in vasca. Lo fa adesso servendo la Jovetic, che ha modo di impostare praticamente da metà campo. Questa è la Garibotti, adesso la Di Mario leggermente sulla destra, prova ad avanzare, trova subito l'opposizione della Tankeva, ma riesce a servire in qualche modo, è riuscita a servire in qualche modo la Grillo, che però fa guadagnare alla SIS Roma un'espulsione. Ancora la Di Mario sulla destra, prova a vedere se c'è spazio, la Palmieri, due gol quasi in fotocopia. Palla dalla destra, prima è stata la Eggens a bucare la rete romana, adesso la Palmieri, doppietta per lei. 3-4 quando mancano 29 secondi alla fine della prima frazione. Quindi partita più che mai viva, Orizzonte più che mai vivo in questo momento. È uscita la numero 7 in questo momento, Palmieri, che ha appena realizzato la rete. Intanto SIS Roma prova a riportarsi in avanti, Rovirosa sulla destra, ancora lei in possesso palla, c'è la Fabbri, ancora la Rovirosa, palleggia alla ricerca di Spiragli, è schierato bene però l'Orizzonte. E c'è un possesso riguadagnato adesso dall'Orizzonte, palla alla Jovetic, può ricominciare subito dalla destra con la Garibotti, che prova una soluzione fantascientifica da metà campo, anche vedendo l'incombere della fine della prima frazione, prima delle quattro frazioni, che si chiude con un vantaggio risicato della SIS Roma sull'Orizzonte Catania, 4-3 in questo momento. Ma la gara dà l'idea di essere assolutamente in bilico, con le catanesi pronte nella reazione. Squadra a bordo vasca, intervallo breve fra la prima e la seconda frazione. Nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Puoi cambiare vita. Puoi cambiare look. O semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Amici di Sesta Rete, ancora in diretta dalla Scuderi di Via Zurria, inizia la seconda frazione tra Orizzonte e SIS Roma. Appena disputata la prima palla di questa seconda frazione, adesso è l'Orizzonte in possesso con Claudia Marletta, che però trova un po' di traffico davanti a sé, allora decide di allargare a destra per la Garibotti. Ancora la Marletta, che prova la soluzione sulla Eggens, che non riesce però momentaneamente a liberarsi dalla marcatura. La palla della Marletta verso la Grillo, che è in posizione defilata, ma è tutto chiuso. Marletta, Garibotti prova la conclusione, ma il suo tiro è stato disinnescato da Giulia Fabbri, ci ha messo anche una mano, insomma credo sarebbe andata comunque fuori.
adesso è la SIS Roma a portare il contrattacco. Domitilla Picozzi, autrice già di 3 reti oggi, è lei che prova a vedere di trovare spazio mentre l'Orizzonte resta in inferiorità, espulsa la Grillo momentaneamente. Vediamo la Picozzi, adesso la Rovirosa, si avvicinano le romane alla porta, difesa dalla Jovetic, prova la conclusione. E la trova, e trova la rete, il 5-3. Il 5-3 con la Fabbri. La reazione dell'Orizzonte affidata a Tania Di Mario che avanza centralmente. Eggens, Di Mario, si prova l'imbucata dall'altra parte per la Grillo, però è defilata. E arriva invece la soluzione che quasi non ti aspetti. La Grillo allarga per Claudia Marletta, la numero 8 dall'altra parte, che segna la quarta rete dell'Orizzonte. Punto a punto questa gara con la Miceli che però catechizza ancora le sue. Sostituzione per SIS Roma, intanto entra la numero 8 Giada Sinigaglia. Adesso le capitoline che ricominciano proprio con la Sinigaglia. Palla alla Fabbri sulla destra, sceglie l'opzione più comoda che vede la Rovirosa ancora più dislocata sulla fascia. Giada Sinigaglia, ancora la Fabbri, la Sinigaglia prova la conclusione e trova la rete, e trova la rete. 6-4. Deve scuotersi l'Orizzonte che sembra andare ad intermittenza, capacissima di portare attacchi pericolosi alla porta delle romane, ma in fase difensiva sta lasciando qualche spiraglio alla capolista. In questo momento era la Marletta, adesso la Eggens, poi la Di Mario che può avanzare a qualche metro davanti a sé, prova la conclusione della Di Mario, fermata dal palo alla destra di Lisa Riccardi, che a quel palo deve fare momentaneamente un monumento, il contropiede della SIS Roma, vediamo se riesce a realizzarlo, e lo riesce a realizzare Caterina Tankeva in puro contropiede, firma il 7-4. Occasione persa, gol sbagliato, gol subito, occasione persa per l'Orizzonte che adesso è 3 sotto quando mancano 5 minuti e 54 alla fine della seconda frazione. Adesso Tania Di Mario prova la soluzione personale disinnescata dalla Riccardi in angolo con la Marletta che prova a servire, ancora la Di Mario che riesce a tenere il possesso, ancora la Marletta con un tiro che rimbalza sul pelo dell'acqua ma si perde sul fondo, e Roma che può ricominciare dalla Giovannangeli con molta calma, chiaramente le romane che sono anche in triplo vantaggio. Adesso la Fabbri prova l'apertura per la Picozzi, Domitilla Picozzi prova la soluzione, il lob, ma la palla fortunatamente per l'Orizzonte si spegne sulla traversa. Vladana Jovetic, e ancora la Di Mario incalzata dalla Sinigaglia che prova a fare il primo schermo, ora la Garibotti in posizione centrale, tiro verso il palo alla sinistra della Riccardi con una grande risposta del portiere romano, possesso che in questo momento è ancora dell'Orizzonte con la Palmieri che vede e serve la Di Mario. Adesso la soluzione Garibotti, Di Mario sulla destra, prova il capitano dell'Orizzonte, cerca una soluzione, prova a vedere anche per una conclusione personale, prova a servire la Palmieri ma c'è un fallo e quindi il possesso torna alle romane. Rovirosa sulla destra attacca molto dal lato della Rovirosa la SIS Roma, in questo momento la Giovannangeli e la Rovirosa gestiscono palla ai limiti della zona verde della vasca, e adesso
è la rovirosa in posizione centrale che trova l'ottava rete della SIS Roma. ...4:29... minuti che mancano, c'è una sostituzione nell'orizzonte Catania, esce Roberta Grillo ed è entrata Isabella Riccioli. Riparte la gara, ancora la Di Mario, c'è Arianna Garibotti, prova a trovare spazio, vede la Riccioli sulla destra, Isabella Riccioli un'altra volta in mezzo per la Di Mario, conclusione della Di Mario ancora sulla traversa, sfortuna per la Di Mario e adesso un fallo fischiato in favore del SIS Roma, che riparte con Lisa Riccardi che vede e serve in posizione centrale Gloria Giachi. Avanza la Giachi, incalzata dalla Riccioli, adesso provava la soluzione sulla rovirosa. Ancora la Giachi, rovirosa, incalzata dalla Higgins. E adesso il possesso va all'orizzonte che riparte con Claudia Marletta. Cambia gioco, sinistra a destra per la Garibotti che avanza, ha un po' di spazio. La SIS Roma è schierata già, Riccioli, Garibotti. Riccioli prova a vedere se c'è lo spazio, serve la Palmieri che non si fa pregare e riporta nel match l'orizzonte. 3 minuti e 23 alla fine del secondo periodo, 8-5 per la SIS Roma. Adesso tocca alle romane chiaramente rifarsi sotto, c'è la Tancheva, adesso la Sinigaglia in possesso di palla, duello Higgins-Fabbri, rovirosa, Higgins che ancora non si è fatta vedere tantissimo, una rete per lei, ma chiaramente ci si aspetta tantissimo dalla ragazza ex Hawaii. Palla per l'orizzonte che ricomincia dalla Jovetic, Garibotti, avanza la Garibotti sorvegliata a vista dalla Giovannangeli, si inoltra nell'area delle romane, prova a servire la Riccioli che è defilata sulla destra e recupera la palla e prova adesso a centrarsi, cerca una soluzione ma c'è un nuovo intervento dell'arbitro, la palla per la Marletta. Dalla Riccioli alla Marletta, la conclusione ancora una volta intercettata da Lisa Riccardi che può dare là ora la risposta romana. La solita rovirosa sulla destra, sorvegliata dalla Higgins. Prova ad allungare la rovirosa che mantiene però solamente il possesso, che in questo momento vede le mani di Giada Sinigaglia che cerca di servire in mezzo la Fabbri, ma la palla viene intercettata dall'orizzonte. C'è un time out. Rientrati dopo il time out chiamato dall'orizzonte Catania, è ancora l'orizzonte a manovrare, c'è Arianna Garibotti, Monica Higgins dall'altro lato sulla sinistra, ancora Monica Higgins pressata, restituisce alla Garibotti che potrebbe provare la soluzione personale ma invece fa bene invece ad allargare su Claudia Marletta che trova l'immediata risposta e mette in pratica quanto detto sicuramente da Martina Miceli, che però continua a spronare le sue ragazze da bordo vasca. Il momento è complicato, orizzonte è sotto di 2, 6-8 in questo momento per la SIS Roma, a 2 minuti e 0-1 dalla fine del secondo periodo. In questo momento sono le romane a manovrare, Giulia Fabbri allarga lo sguardo e vede dall'altro lato Domitilla Picozzi, ancora la Picozzi, Sinigaglia e c'è un fallo e adesso il possesso torna alle catanesi che ripartono dalla Jovetic che restituisce alla Marletta,
Garibotti, Riccioli. Riccioli cerca di leggere e di ipnotizzare i movimenti della Giovannangeli, viene disinnescata. Palla alle romane che contrattaccano ancora una volta da destra, dove c'è la Rovirosa inseguita dalla Eggens. La Rovirosa allunga, mette in mezzo per la Tancheva. Per la Tancheva che riporta su di 3 punti Sis Roma. Per la Tancheva seconda rete. Si guardano negli occhi le ragazze dell'Orizzonte, c'è la Di Mario che cerca di orchestrare la reazione dell'Orizzonte, dell'equipa Orizzonte Catania. Si riparte adesso in questo momento con la palla portata in avanti dalla Di Mario, adesso dalla Garibotti, cerca gli spiragli, la Di Mario si inoltra in area ma trova la soluzione liftata dalla distanza Arianna Garibotti, che riesce a rispondere a tono alla Tancheva. 7-9 Orizzonte, che si sveglia però solo dopo aver subito fino adesso dal Sis Roma, e chiaramente è una situazione che deve essere capovolta dalle catanesi, che hanno tutto il potenziale per poter portare a casa questo match. C'è la Miracchi, ora adesso la palla che viene smistata, scintille fra Giulia Fabbri e Roberta Grillo. Possesso ancora per le romane, palla indietro con la Eggens che va in pressione sulla Rovirosa. Veronica Miracchi, possesso Orizzonte. 32 secondi in questo momento alla fine del secondo periodo, poi sarà pausa lunga. Adesso la Grillo sulla destra, possesso Orizzonte, Garibotti, Grillo si avvicina alla porta delle romane, prova la soluzione vincente, 8-9 in favore di Sis Roma. Ma questo è il momento in cui l'Orizzonte deve provare a pressare, il momento in cui l'Orizzonte si riporta allo svantaggio minimo, da qui deve ricostruire, deve costruire la sua reazione durante i prossimi 2 periodi. Intanto è Roma che prova invece a rispondere a tono alle catanesi. In questo momento Domitilla Picozzi è in possesso palla, vede la Rovirosa che serve in profondità, vediamo la Tancheva che realizza la sua terza rete, la decima per la Sis Roma, e come detto è un copione già visto. Botta e risposta, ma l'Orizzonte in questo momento non ha continuità, soprattutto nella fase di contrasto difensivo. Monica Eggens, soluzione fantascientifica. Puoi cambiare vita. Puoi cambiare look. O semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Dopo la pausa lunga siamo appena entrati nella terza frazione, Orizzonte in svantaggio, 8-10, gara finora incerta da parte delle catanesi che hanno subito più volte l'iniziativa delle romane, ma adesso in questa terza frazione Tania Di Mario che manovra e cerca la soluzione alla destra per Roberta Grillo, tutto chiuso, costretta a tornare da Claudia Marletta che è pressata
ma l'Orizzonte guadagna la superiorità numerica e il possesso. Espulsa la Rovirosa, palleggio al limite d'aria per l'Orizzonte, c'è Monica Eggens sulla sinistra, la Marletta al centro che prova la soluzione ed è una magnifica soluzione. 9-10 è un bel modo di riaprire, di scuotersi in questa terza frazione per l'Orizzonte Catania, che trova subito la rete. E adesso si riparte con Roma. Giulia Fabbri, accompagnato alla Rovirosa sulla sua destra, è la soluzione più comoda e la cerca subito. C'è in profondità, sempre sulla destra, Gloria Giachi, che cerca spazio nella difesa dell'Orizzonte, si avvicina all'area catanese, ma torna indietro. Rovirosa, soluzione della Rovirosa, tiro quasi da metà campo della Rovirosa, che trova l'angolo maledetto per Vladana Jovetic. 9-11 e Orizzonte che non riesce a colmare la distanza delle romane fino adesso. Orizzonte però ancora vivo e porta il suo attacco per mano di Tania Di Mario, che prova a servire Monica Eggens. Possesso ancora delle catanesi, Tania Di Mario a spazio, prova la soluzione, ancora un altro legno da parte di Tania Di Mario, suo terzo oggi se non sbaglio, traversa per lei e palla alla Sis Roma che riparte. Rovirosa sulla destra prova la soluzione con la Giachi. Roma in possesso, Rovirosa, Giachi sulla destra, pochi secondi per portare l'attacco, ha provato una soluzione volante per la Picozzi che però è stata intercettata, adesso scintille tra la Jovetic e la Picozzi, che con una furbata riporta a tre reti il vantaggio sull'Orizzonte da parte della Sis Roma. È stato un attimo di un calo di tensione, diciamo, soprattutto alla Jovetic, che adesso viene catechizzata dalla Miceli. Garibotti, Di Mario, prova la Di Mario e trova la rete. Prova la Di Mario. 10-12, applaudita questa rete da tutta la Scuderi. Ma l'Orizzonte che mostra di avere a volte delle pause importanti in fase difensiva. 6-0-2 alla conclusione, appena 2 minuti giocati in questa terza frazione. Leggens in pressione sulla Rovirosa, adesso è la Picozzi marcata dalla Palmieri, il possesso è ancora romano, c'è un'espulsione adesso per l'Orizzonte, espulsa la Garibotti o la Di Mario, scusate. Manovra la Sis Roma, Rovirosa. 2 gol arrivati più o meno nella stessa maniera, con la stessa tipologia di tiro per la Rovirosa. Ancora 13-10 in questo momento il risultato per l'Orizzonte. Orizzonte che riguadagna tutti i suoi effettivi, affida alla Garibotti il compito di innescare l'azione della risposta. Si allarga già la Grillo, ma più vicino alla Garibotti e alla Di Mario. Adesso la Grillo sulla destra avanza a spazio, può servire anche la Palmieri, ma preferisce la Di Mario che un po' più indietro ha più spazio. Ancora la Di Mario, cerca la soluzione e ancora traversa della Di Mario. Rovirosa, è suo il compito di portare il contropiede romano sulla destra. C'è un fallo e il possesso torna all'Orizzonte. Tania Di Mario sulla corsa, anzi sull'allungo della Grillo, che mantiene il possesso, vede la Garibotti che aveva tutto il tempo di prendere anche la mira, ma non ce n'è stato assolutamente bisogno. Terza rete
della Garibotti. 11-13, partita che non delude, ma che chiaramente vede l'Orizzonte in questo momento dover cercare una stabilità soprattutto sul tema difensivo. Giulia Fabbri mantiene il possesso, prova a capire qual è la soluzione più semplice per lei, murata dalla Garibotti, che recupera palla e con calma fa salire la squadra, le sue compagne, avvicino la Palmieri. Adesso ricomincia, deve ricominciare la... il possesso è romano, quindi fallo e cambio palla. Giulia Fabbri per vie centrali, le va incontro Tania Di Mario, che prova subito il contrasto, rovirosa, ostacolata alla Marletta, e poi la soluzione quasi in rovesciata per la Tancheva, che era sorvegliata a vista. Garibotti sulla destra, adesso tocca a lei ad affondare, vede il movimento delle compagne, ma serve la Di Mario, che ha un po' di spazio per vie centrali. Ora c'è la Grillo, Roberta Grillo. 12-13, Orizzonte che caparbiamente si riporta allo svantaggio minimo e adesso deve fare quel passo in più, quel passo in più per poter agguantare il pareggio e poi lanciare il contrattacco. Fino adesso Catanesi un po' timide nella fase difensiva, ma Roma ha dimostrato di essere perforabile. C'è la Picozzi, occhio al suo movimento, sorvegliata bene, c'è la Di Mario che va in pressing, Giachi fronteggiata dalla Eggens, un po' in ombra fino adesso la Eggens, costretta spesso ad inseguire le avversarie. E poi il tentativo di Roma, neutralizzata da Vladana Jovetic, che riscatta l'errore precedente, che aveva regalato una rete evitabile a Ekaterina Tancheva. Equipe Orizzonte ancora una volta in avanti con la Di Mario, ostacolata ai limiti del regolamentare da Giulia Fabbri. Garibotti, Di Mario sulla destra, la SIS Roma adesso vede l'espulsione della Picozzi e quindi l'Orizzonte può attaccare in superiorità. Tania Di Mario sulla destra ed è il pareggio, ed è il pareggio dell'equipe Orizzonte, e lo sigla Tania Di Mario, che prova a dare un dispiacere a Pierluigi Formiconi, al suo vecchio maestro. 13-13, 2:54 alla fine di questa terza frazione, e Orizzonte che finalmente torna in linea di galleggiamento con le avversarie. Giulia Fabbri, Picozzi, ancora la Picozzi, non vede soluzioni, prova a temporeggiare, c'è la Rovirosa ancora sulla destra e poi la Giachi, che restituisce alla Rovirosa, palleggio in cerca di spazio per la Picozzi, che prova la soluzione personale, ma la Jovetic ci attenta e la palla adesso è tra le mani di Monica Eggens, che può ricominciare e lo fa dalla Garibotti. In questo momento la Scuderi accompagna l'azione dell'Orizzonte, possesso ancora per l'Etnè, Garibotti, Palmieri, Palmieri, tutta la potenza, scarica tutta la sua potenza, che però va a neutralizzarsi sul palo alla destra di Lisa Riccardi, che ricomincia immediatamente, aveva visto il movimento della Rovirosa, subito contrastata da Claudia Marletta. Giachi, Rovirosa, c'è un'espulsione, c'è Valeria Palmieri che guadagna un'espulsione, ma c'è anche un time out chiamato dalla SIS Roma. Sappiamo che il progresso è un processo inarrestabile. Sappiamo che il nostro lavoro non è sognare, ma realizzare i nostri sogni. La motivazione che ci guida è l'innovazione. Per questo non ci arrendiamo mai e ricominciamo sempre.
La nostra è una sfida continua allo status quo, alla ricerca del nuovo. Ma non basta pensare in modo innovativo. Dobbiamo anche agire in modo innovativo. Non siamo soli. Non siamo solo tu e io, ma anche lui, lei, loro. Tutti insieme vogliamo costruire oggi un domani migliore. Senza esitazioni, senza paure, senza compromessi. Unisciti a noi. Siamo la Ioniq Generation, driven by emotion. Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. La situazione quando manca poco meno di due minuti alla fine del terzo tempo tra Orizzonte e Sisroma vede parità 13-13. Le romane attaccano adesso, ci provano con la numero 7, Domitilla Picozzi, che trova la conclusione a rete. Che riporta avanti le romane 14-13. Ed è segnato la rovirosa, correggiamo. Poco importa perché adesso è l'Orizzonte che riparte, la Di Mario, adesso la Marletta murata proprio dalla rovirosa. Riparte l'azione della SIS Roma accompagnata da Rovirosa. Adesso la Giachi, ancora Anna Rovirosa, poi Giulia Fabbri che dà un passaggio non comodo per la sua campagna. Rovirosa che prova la soluzione, pallone che rimbalza sul palo e poi sul volto di Vladana Jovetic. Possesso per la SIS Roma, Picozzi, Giulia Fabbri, Rovirosa, pressato subito dalla Marletta, Fabbri, su di lei la Grillo, Picozzi, Marletta, duello che si rinnova. Possesso ancora nelle mani delle romane, che provano ad affondare con Giada Sinigaglia, ostacolata da Tania Di Mario che guadagna l'espulsione e il rigore. Per Tania Di Mario adesso vediamo alla ripresa, intanto un momento di particolare sofferenza, c'è la Rovirosa, rigore per la SIS Roma. Rovirosa contro Jovetic, si chiama la distanza da un lato e dall'altro, sguardo all'arbitro che dà il via a questo rigore e la Rovirosa non si fa pregare. 15-13 per la Rovirosa. Riparte l'Orizzonte Catania, Monica Higgins, Garibotti, contrastata ma riesce a lanciare in profondità per la Palmieri, poi una serie di falli e c'è anche un'espulsione per la SIS Roma. Espulsa la Giovannangeli, insiste la Garibotti, serve un gol per riprendere subito il filo del discorso. Dall'altra parte Claudia Marletta sulla sinistra, palla restituita a Arianna Garibotti, prova a sistemarsi per il tiro, pallone che arriva poi alla Palmieri, murata dalla difesa romana. Con molta calma ora Domitilla Picozzi per Anna Rovirosa sulla destra. Le romane non hanno fretta, chiaramente sanno che l'Orizzonte sul contrattacco può essere letale. Picozzi ci prova ma la Higgins stoppa tutto. We'll be right back.
Nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Puoi cambiare vita. Puoi cambiare look. O semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Quarto periodo che sta per prendere il via qui alla Scuderia di via Zurria. Sono gli ultimi 8 minuti per l'Orizzonte per provare a riprendere questa gara. Vediamo chi aggancerà il primo pallone dell'ultimo quarto. È la Marletta che restituisce indietro verso Arianna Garibotti, può gestire sulla pressione della Picozzi, l'accompagna Monica Eggens. Servirebbe anche uno squillo della canadese in questa gara. Arianna Garibotti può cercare la soluzione defilata verso la Riccioli, finta della Riccioli, ancora la Garibotti, murata da Lisa Riccardi. E adesso Roma prova a chiudere il discorso. Giulia Fabbri sulla destra, davanti a lei la Rovirosa, potrebbe essere la soluzione più comoda, la cerca e la trova. Rovirosa fronteggiata alla Grillo, invece adesso qualche scintilla tra Giachi e Marletta. La Giachi prova ad allargare verso la Picozzi sulla sinistra, la Picozzi cerca il tiro di precisione alla destra di Vladana Jovetic, che riesce a disinnescare. Controattacco dell'Orizzonte Catania, Garibotti per la Marletta, per la Riccioli, scusate, che si gira e manda di poco al lato. Controattacco adesso della Sis Roma. Picozzi per Giovannangeli, il capitano delle romane, che cerca e trova in profondità una compagna, subito raddoppiata dalla Palmieri. Esce la Jovetic. Scusate, esce la Schillaci. C'è stato un cambio nelle fila dell'Orizzonte. In porta adesso è la Eggens, trova spazio la Eggens, il tiro che si infrange sulla traversa, ma è uno squillo importante anche per lei. Azione in profondità della Sis Roma adesso con Giada Sinigaglia, subito contrastata dalla Garibotti. La palla per Domitilla Picozzi, che lotta con Roberta Grillo. C'è l'espulsione per la giocatrice dell'Orizzonte. Si è vista una manata, ma adesso è la Rovirosa, non c'è tempo per sindacare sugli episodi. Ora la Fabbri. Rovirosa, Fabbri, azione sviluppata sulla destra dell'attacco romano. Dall'altra parte invece c'è Domitilla Picozzi, che prova subito la conclusione, neutralizzata da Flavia Schillaci, la numero 13. Fa salire la squadra, la Schillaci, adesso la Garibotti sulla quale c'è la pressione immediata delle romane, ma riesce a trovare Monica Eggens sulla tre quarti avversaria. Roberta Grillo a spazio, può provare e lo fa. Conclusione che viene indirizzata alla sinistra della porta capitolina. 13-15 in questo momento il risultato, quando mancano 5 minuti e 20 alla fine di questa gara. Anna Rovirosa, c'è stato un fallo ravvisato dall'arbitro e il possesso torna alle catanesi, che possono approfittarne. È un momento cruciale di questo big match della quarta giornata di Serie 1 femminile di pallanuoto. Monica Eggens cerca e trova Arianna Garibotti, pressata con la molta calma la Garibotti. Palla per la Marletta, ostacolata, torna indietro Garibotti, Riccioli in mezzo, la Palmieri, e c'è un fallo delle romane, che rimediano un'espulsione. La numero 9 Fabbri, che adesso lascia
la vasca, palla per la Marletta, centralmente per la Garibotti. C'è la Palmieri che non ci pensa due volte, in due su di lei. Garibotti. Marletta perde un attimo il controllo della palla e perde anche probabilmente l'attimo decisivo per la conclusione. Monica Higgins. Gara nervosa in questo momento. Riccioli, Garibotti. Pressione aggressiva delle romane. Riccioli, Grillo, raddoppiata dalla Rovirosa e dalla Giachi. E azione che si perde per l'equipe Orizzonte. Adesso Domitilla Picozzi. Allarga subito sulla sinistra, dove c'era Francesca Giovannangeli, ma anche la buona guardia di Arianna Garibotti. Giovannangeli per vie centrali trova la Rovirosa, raddoppiata di tutta forza da Roberta Grillo, che restituisce palla all'Orizzonte. Arianna Garibotti ad ampie falcate sulla destra, però si ferma all'altezza della metà campo, vede la Higgins stoppata e disinnescata in questo caso dalla Giachi. Possesso ancora catanese. Isabella Riccioli dalla destra. Arianna Garibotti prova la conclusione, alta però, tocca appena la parte superiore della traversa. Quindi Roma che adesso può guadagnare metri e soprattutto minuti. 3:18 alla fine del tempo. Palla verso Giada Sinigaglia, che adesso è palla che invece adesso viene riguadagnata da Arianna Garibotti, che affonda ancora una volta al centro, rialza la testa per vedere la presenza delle compagne, trova la Palmieri, conclusione potente da prima infranta sul palo ma poi ribadita in rete da Monica Higgins, che prova a rimettere in discussione il risultato a 2 minuti e 55 dalla fine. 14-15, gara in bilico, ma che le catanesi possono senz'altro recuperare e magari, perché no, provare a portare a casa con un colpo di reni. Sarebbe un risultato importantissimo sotto tanti punti di vista. Si riparte. Sis Roma in possesso palla. La porta già da Sinigaglia, che vede Domitilla Picozzi, ma c'è anche un fallo da parte della Garibotti. Domitilla Picozzi per Anna Rovirosa. Ha davanti Claudia Marletta, ma prova lo stesso la conclusione, che era stata deviata forse dalla Higgins e fortunatamente smorzata in modo tale da non finire verso la porta della Schillaci, che era rimasta un po' spiazzata da questa deviazione. Roberta Grillo dall'altra parte sulla destra per la Garibotti, che vede Isabella Riccioli. Fase convulsa della partita. Monica Higgins, l'avevamo quasi invocata, l'apporto di Monica Higgins impressionante in queste prime fasi di campionato. 16ª rete per lei, questa rischia di essere veramente molto pesante nell'ottica chiaramente della classifica parziale dopo questa giornata, ma dobbiamo vedere la reazione della Sis Roma, ma anche la resa difensiva dell'Orizzonte Catania fino adesso non impeccabile. Domitilla Picozzi sorvegliata dalla Garibotti, prova a sviluppare l'azione per vie laterali, tutto chiuso, e c'è allora Gloria Giachi che riprende palla sulla destra e poi una conclusione beffarda di Giada Sinigaglia. Pallonetto a beffare sia la Palmieri che la Schillaci. 16-15, 1:48 alla fine. Ci vorrebbe un altro squillo per le catanesi. Monica Higgins, le compagne in avanti, a lei il compito di innescare l'azione giusta. Arianna Garibotti sulla destra, Isabella Riccioli,
c'è un cartellino giallo. Il possesso che passa alla SIS Roma. Possesso riguadagnato dall'orizzonte con Roberta Grillo che aiuta Monica Higgins in fase di copertura. La Grillo adesso vede lo scatto di Isabella Riccioli sulla destra, spinta da tutta la piscina di Via Zurria, da tutto il pubblico. Isabella Riccioli pressata dalla Giovannangeli, feroce su di lei. Arianna Garibotti, Isabella Riccioli in mezzo per la Palmieri ed è il pareggio, 16-16. L'orizzonte è vivo. 1-13 alla fine, 16-16, e questi sono colpi che la Palmieri ha, colpi che però possono fare veramente male anche al morale delle romane, che non riescono più a staccare le catanesi, a guadagnare anche un doppio vantaggio. Rovirosa subito prestata alla Grillo, adesso la Mirarchi, su di lei buona guardia della Marletta. Palla che torna indietro verso la Rovirosa, che aveva provato a servire la Picozzi, che è il perno del gioco romano. Mirarchi prova la conclusione, passa in mezzo a una selva di mani, ma la Schillaci, Flavia Schillaci, è pronta. Time out adesso, chiamato a 47 secondi dal termine da Martina Miceli, che chiama a sé le sue ragazze dall'altra parte. Stessa cosa per Formiconi, che cerca di, come dire, porre rimedio, l'antidoto a questo momento di defiance forse delle romane. Attimi fondamentali di questa partita. Già finito il time out per la SIS Roma. Martina Miceli ha qualcosa in più da dire alle sue ragazze, che riguadagnano adesso la vasca. Con Flavia Schillaci molto lontana dai pali, la Zurria, la piscina Scuderi è tutta con le ragazze di Martina Miceli. Tifo indiavolato. Flavia Schillaci ha il compito di ricominciare subito per la Higgins, contrastata da Caterina Tancheva. Possesso catanese, Garibotti, Higgins, c'è un fallo in favore dell'orizzonte, che però non riesce a schiodare l'azione dalla tre quarti avversaria. E ancora contrasti pesanti, Higgins contro Tancheva, possesso alle romane, altro fallo stavolta della Riccioli sulla Picozzi. La Riccioli resta in zona e cerca di ostacolare la ripresa, ma è la Garibotti che adesso riesce a catturare una palla importante. Subisce forse anche qualche fallo, e infatti viene espulsa la numero 5, Francesca Giovannangeli. Vedono bene gli arbitri, Arianna Garibotti ha la possibilità di concludere, però il tiro è ribattuto e rischia di lanciare involontariamente l'azione della SIS Roma. Time out da parte della SIS Roma. Fasi veramente veramente emozionanti di questa quarta giornata in casa Orizzonte, quarta giornata di campionato. Formiconi ha deciso di chiamare il time out forse anche per spezzare l'inerzia positiva in favore dell'Orizzonte, chiaramente, che vedeva le sue ragazze soffrire negli ultimi istanti. Martina Miceli a bordo vasca dà indicazioni alle sue ragazze. L'azione riparte da Lisa Riccardi, dovrebbe essere il portiere romano ad avere il prossimo possesso palla. Pochi secondi, 2 secondi, quindi serve, si cercherà probabilmente un'azione fulminea. Lisa Riccardi, sirena. La piscina, la Scuderi esulta, ma l'arbitro fa segno di no, fa segno di no. Del resto conclusione arrivata nettamente
dopo la partenza della sirena finisce 16-16. Adesso la linea, tra pochi istanti, a Valentina Mammino, che a bordo vasca andrà ad ascoltare le parole a caldo da parte dei protagonisti di questa sfida. Sappiamo che il progresso è un processo inarrestabile. Sappiamo che il nostro lavoro non è sognare, ma realizzare i nostri sogni. La motivazione che ci guida è l'innovazione. Per questo non ci arrendiamo mai e ricominciamo sempre. La nostra è una sfida continua allo status quo, alla ricerca del nuovo. Ma non basta pensare in modo innovativo, dobbiamo anche agire in modo innovativo. Non siamo soli, non siamo solo tu e io, ma anche lui, lei, loro. Tutti insieme vogliamo costruire oggi un domani migliore. Senza esitazioni, senza paure, senza compromessi. Unisciti a noi. Siamo la Ioniq Generation, driven by emotion. Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. 16-16 qui dalla piscina Francesco Scuderi tra l'equipe Orizzonte e la SIS Roma Martina, una partita molto combattuta fino all'ultimo secondo, la speranza fino all'ultimo istante di riagguantare il risultato, ci siete riusciti chiaramente perché appunto avete strappato questo pareggio, però ecco insomma fino all'ultimo ci avete sperato. Sì, alla fine abbiamo avuto pure la palla della vittoria sulla nostra giocatrice più forte, però è andata male, ma comunque non è quell'episodio. Il problema è che sì, abbiamo riagguantato una partita che era persa, perché 16 gol noi li facciamo e siamo nelle condizioni di farlo e lo sappiamo. Il problema è che oggi la difesa è stata veramente bravi loro, hanno giocato molta sfrontatezza, senza preoccuparsi eccetera, ma a noi è stata veramente brutta, sia da schierate, proprio malissimo l'uomo in meno, malissimo la zona schierate, malissimo il pressing, malissimo il portiere, malissimo anche la copertura dei contropiedi, perché specialmente all'inizio, nei primi due tempi, i loro gol sono venuti tutti da azioni contropiedi nostre sbagliate e loro andavano, si ritrovavano da sole davanti la porta e poi il nostro portiere si è depresso e è uscito 16 gol, non possiamo prendere 16 gol da nessuno, assolutamente no, per cui poi ci fomentiamo, ma ci fomentiamo e canalizziamo l'energia in modo sbagliato, nel senso che canalizziamo l'energia nel fare gol, l'energia va canalizzata nel non prenderlo. Purtroppo quando capiremo questa cosa allora faremo il salto di qualità, occasione per farlo ma non lo abbiamo assolutamente fatto. Una partita doppiamente importante per te perché ti ritrovavi dall'altra parte della barricata per Luigi Formiconi e ne avete passate tante insieme. Cosa hai provato? Ma è da vari giorni che ci penso, per me è un onore, è una cosa, cioè non avrei mai pensato un giorno di giocarci contro, io a lui devo tutto. Mi ha insegnato, è stato un papà, mi ha insegnato tutto, e devo tutto quello che ho vinto e anche la donna che sono diventata a lui, per cui è un onore, un piacere vederlo e niente. Poi giocano molto bene, non essendo una squadra neopromossa, e giocano benissimo, ma me l'aspettavo, lo sapevo, e non siamo stati all'altezza, perché loro comunque a livello di qualità dei singoli giochi, dei singoli giocatori, sicuramente noi siamo un gradino più alto, la differenza del resto l'ha fatta lui, ma ce l'aspettavamo. Poi prendo le note positive, l'ultimo tempo di Schillaci, entrare su due gol sotto, portiere di 16 anni, oggi giornata no, di Vladana, che ci può stare, deve crescere anche lei, però molto positivo. Qualcuna delle ragazze ha pensato quando ho cambiato Flavia, mi hanno detto no, invece è stata brava, si è fatta trovare pronta e non è facile, a 16 anni entrare su due sotto in Serie A, partita che vale la vetta della classifica e giocare con quell'autorità, è stata brava e di questo oggi me ne vado contenta di questo. Adesso testa già al prossimo impegno? Sì, a Pescara sarà una partitaccia perché loro so che comunque fanno del gioco duro la loro prerogativa, specialmente in casa. Abbiamo due partite molto importanti, Pescara, ma va pensato passetto passetto, sì, già la prossima è importante, poi vedremo più in là.
linea agli spot. Puoi cambiare vita. Puoi cambiare look. O semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Grande emozione tornare qui in via Azzurri alla piscina Francesco Scuderi e trovarsi di fronte alla squadra allenata da Martina Miceli. No, questo lo sapevo, quindi no, mi fa piacere venire a Catania perché secondo me è la città più bella della Sicilia, prima cosa. Poi ho vissuto 4-5 anni a Cerezza, che per me è stato il massimo. In più c'è un figlio pure catanese, che devo fare? Detto questo, bella partita, troppi gol, sicuramente troppi gol, troppe sbadataggini in fase difensiva, poca attenzione dietro, facilmente i due portieri oggi non hanno dato quello che potevano dare. Per il resto siamo stati quasi sempre avanti, io sono contento, pensavo di poter perdere qui tranquillamente, invece le ragazze hanno giocato fino alla fine, sono molto felice della prestazione. Ecco, quali sono in questo momento magari nella Marcord quello che viene più... La Marcord è venuta Tania, è venuta Garibotti, sono prima di tutte a baciarmi pure troppo, perché poi ci sono le mie che erano gelose, ho detto ma questo che fa? No, io sono molto felice per loro, perché io poi le amo profondamente, a cominciare da Martina, le conosco dal 1992-93, quindi ci ho vissuto insieme 25 anni, quindi che devo dire? Perché sono cresciute, quindi gli voglio bene sicuramente, spero che Catania torni a quella che era, perché lo merita, perché il pubblico, ma il pubblico diceva che c'è la piscina forse in prospettiva nuova, c'è uno sponsor importante, quindi c'ha tutte le carte per avere, l'allenatore bravo, Tania, ne parliamo. Allora, io sono felice perché voi state bene e che tutto va bene. Poi io, se vincevo era meglio, però non c'è problema, perché io non perdo mai con nessuno. Questa è la mentalità di Martina. State facendo comunque un ottimo campionato. Vabbè, non è un miracolo, io non sapevo, cioè, non conoscendo la forza della 1 e non conoscendo da qualche anno la femminile, non sapevo come erano le cose. Però abbiamo fatto 3 partite e 3 vittorie. Oggi qui sicuramente non abbiamo demeritato, abbiamo giocato una partita discreta, non giocando come magari vorrei, però poi alla fine guardi il risultato, abbiamo fatto un punto a Catania, qui è difficile fare i punti. Sarà difficile fare i punti qua. Grazie a Pierluigi Formigoni dalla piscina Francesco Scuderi, è tutto, linea agli spot e poi alla programmazione di Sesta Rete. Sappiamo che il progresso è un processo inarrestabile. Sappiamo che il nostro lavoro non è sognare, ma realizzare i nostri sogni. La motivazione che ci guida è l'innovazione. Per questo non ci arrendiamo mai e ricominciamo sempre. La nostra è una sfida continua allo status quo, alla ricerca del nuovo. Ma non basta pensare in modo innovativo. Dobbiamo anche agire in modo innovativo. Non siamo soli, non siamo solo tu e io, ma anche lui, lei, loro. Tutti insieme vogliamo costruire oggi un domani migliore. Senza esitazioni, senza paure, senza compromessi. Unisciti a noi. Siamo la Ioniq Generation, driven by emotion. Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Nuova
nuova Hyundai Santa Fe, personalità inconfondibile. Tua da 289 euro al mese con iPlus, anche sabato e domenica. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania. Puoi cambiare vita. Puoi cambiare look. O semplicemente cambiare il vecchio modo di guidare. Nuova Hyundai Tucson. Change is good. Tua 19.800 euro in tutti gli showroom Hyundai. Intermotors, concessionario ufficiale Hyundai, via Vitaliano Brancati 45, Catania.